Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis e oggi vi porto la mia guida personale al completamento dello stage X1 di questo evento, ovvero del crossover di Final Fantasy IX. Uno stage che sinceramente parlando non mi aspettavo in questo modo, cioè nel senso affrontare tutti e tre i valzer contemporaneamente è un pochettino particolare come scelta. Il gioco sta un attimo cercando di incrementare un po' forse la difficoltà complessiva, sta mettendo, diciamo, la sta mettendo praticamente il giocatore, o per meglio dire i giocatori, a confronto con addirittura tre avversari. Tre avversari, tra l'altro, forti, perché giustamente sono comunque tre boss praticamente tutti insieme. E questo, da un lato, comunque mi piace perché ti consente comunque di variare la tua strategia, ti consente in generale anche di iniziare magari anche a sfruttare determinati potenziamenti che giustamente ti ritrovi ad avere. D'altro lato, invece, un pochettino. Non so se esserne turbato, tra virgolette, in modo ovviamente positivo, perché non vorrei che poi questo power creep diventasse effettivamente troppo pesante. Ma questi sono dubbi che ci riserverà il futuro. Detto ciò, oggi vi presento il team per la risoluzione della mia X1. Un team in realtà abbastanza normale, con personaggi che forse a parte Barrett, che è quello che probabilmente viene sostituito o potrebbe essere sostituito in questo caso anche da una Lucia o da una Tifa, per chi ovviamente possiede Tifa con le Tiger Fangs, io consiglio volentieri, dato che Barrett ha comunque un altissimo tasso di HP di base, quindi ci consente comunque di buildare meglio gli altri due personaggi, quindi poterli buildare con HP, poterli buildare in maniera un po' più particolare, mentre invece Barrett si builda da solo fondamentalmente. Il setup che sono andato ad utilizzare è esattamente questo. Con Barrett abbiamo praticamente un doppio servizio, chiamiamolo così, che riusciamo a compiere con il Solid Bazooka, che per l'appunto è l'arma che mi consente di abbassare l'attacco magico dei miei avversari, in quanto in questo caso qui sarà importantissimo comunque abbassare l'attacco magico, dato che non possiedo difese o comunque non possiedo altissime difese magiche. Quindi abbassare subito l'attacco magico dei miei avversari è comodo. Se in un modo o nell'altro vi interesserebbe o comunque vi piace di più aumentare le vostre difese, siate liberi di giocare come vi pare, ma personalmente parlando vi consiglio comunque di andare a togliere piuttosto che andare a mettere, almeno per quanto riguarda i debuff. Mentre invece la seconda arma, una W Machine, che mi consente invece di ridurre la difesa fisica. Quindi qual è il ruolo di Barrett? In questo caso il ruolo di Barrett è il debuffer, è fondamentalmente una sorta di tank debuffer, dove ho la possibilità di ridurre l'attacco magico dei miei avversari e ridurre la difesa fisica in favore di Cloud, che fondamentalmente sarà il mio DPS e sarà comunque un DPS fisico. In questo stage purtroppo c'è anche una buona limitazione elementale, in quanto il primo valzer sarà resistente al ghiaccio, il secondo valzer sarà resistente al fuoco, mentre invece il terzo valzer sarà resistente, guarda caso, a ghiaccio, fuoco e tuono, che sono i tre elementi principali che al momento abbiamo avuto come riferimento all'interno del gioco, anche come summon, perché appunto abbiamo Ifrit, Shiva e Ramo. Successivamente le mie materia sono tutte materia di circostanza, mettiamola così, perché tanto Barrett utilizzerà solo e comunque i due attacchi principali, quindi abbasseremo in modo costante l'attacco magico e abbasseremo in modo costante la difesa fisica del mio avversario. Skin free to play che mi aumenta HP e resistenza fisica, che qui resistenza fisica è
abbastanza limitante come cosa, perché appunto i nostri avversari saranno molto più forti magicamente. Tutte materie, vi stavo dicendo appunto di circostanza, perché sono tutte materie che aumentano l'attacco fisico e gli HP. Infatti, come statistiche, diciamo di base, ho comunque un buonissimo ammontare di HP di 5700, 1627 di danno fisico, che personalmente pensavo essere anche più basso in realtà, mentre invece comunque ho preso una cifra abbastanza decente, senza considerare il fatto che Barrett non è ancora al 55, quindi non posso sbloccare i rami che mi danno magari quei 100 danni fisici in più. E poi come sub-weapon invece ho scelto praticamente un assetto misto, dove sono andato a premiare più che altro gli ability boost. Infatti ho 15 e 18, che vi ricordo essere sempre divisi 2, che mi consentono comunque di avere un buon 16 punti di boost ability, che in fin dei conti è un 15% in più per le mie abilità, mentre sto nella stanza offensiva d'attacco al massimo, che è comunque un buon vantaggio. E poi ho aumentato l'attacco fisico con i motor drive di Tifa, che ovviamente non avevo altro, dato che i motor drive di Tifa sono molto 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 forti per boostare l'attacco fisico. E poi ho messo una Onibi e una Mithril. Questa era la Mithril, no, la Shinra Blade, perdono, ogni volta le confondo, per boostare fondamentalmente un po' gli HP, che in questo caso per Barrett sono un po' un eccesso, e poi vabbè, attacco magico fisico, che in generale ci può stare. Ha delle statistiche decenti, il suo equipaggiamento per l'appunto questo, e poi questo è il mio Barrett. Eris invece, vabbè, Eris ha un classico setup da healer e debuffer, doppia funzionalità anche per lei, dove appunto metto la Sun Umbrella come secondaria, come arma secondaria, Fairy Tail come arma primaria, in modo tale da permettermi di avere comunque una buona dose di healing e una buona dose di attacco magico. Il vestito preferisco in questo caso Heal e Magic Defense, perché ovviamente mi difendo meglio dagli attacchi magici. E le materia invece sono tutte materie di circostanze, dove vado ad aumentare HP e Healing, quindi diciamo abbiamo entrambe le robe. Come sub-weapon in questo caso sono stato anche in questo caso un po' più vario, dove ho incrementato l'Ability Boost e Attacco Magico Fisico, Healing e Magic Defense. L'arma di Lucia come sub-weapon qui è assolutamente oro, anche se non è un granché come arma di per sé, ma qui in questo stage, almeno come sub-weapon, è veramente oro. E poi la Shinra Blade, no, scusatemi, questo invece è la Mithril Type, ecco, vedi, ora le confondo, dove praticamente incremento HP e abilità magica. HP e abilità magica che per Eris sono estremamente utili. Qui l'arma che forse potrei evitare, o comunque potrei cambiare volendo, è l'arma di Barrett, dato che comunque la Heavy Hoser aumenta l'attacco magico fisico e boost ability. Quindi magari qui potrei effettivamente inserire o un'altra arma che mi aumenti il boost magico, che sarebbe più comodo probabilmente. Oppure mettere un'altra difesa magica o un altro healing, perché comunque incrementare in questo caso boost attacco magico, cioè boost abilità magiche e boost ability soltanto, non mi consente di essere molto efficiente. Infatti, come potete vedere, abbiamo un livello 2 di entrambe che mi danno sì un 15% e qui un 8%, però se riuscissi a incrementare il boost magico a 15 punti arriverei già a 30, che non è affatto male. Ecco perché i costumi comunque di Tifa e di Cloud, che danno già 10 punti di boost abilità fisica, secondo me qui sono veramente veramente comodi. Soprattutto per queste build un po' più particolari, anche perché, come potete notare, ho privilegiato tutte build non elementali, o comunque di elementi o comunque di elementi neutri fondamentalmente, ma l'unico
cioè l'unica roba che vi interesserebbe è comunque avere qualche attacco magico. Io anzi qui ho sbagliato in realtà perché ho messo tutte materie fisiche quando ho combattuto. Infatti ci sarà la fase del Valzer che sta in volo che deve essere buttato giù con attacchi magici. Fortunatamente Eris mi aiuta molto in questo perché, come potete notare, gli altri due personaggi effettivamente li ho buildati un po' male, perché li ho buildati solo fisicamente. Ma essendo la X1, sinceramente si può fare qualche cosina, qualche piccolo errorino comunque di build ci può stare, perché la difficoltà X1 è comunque una difficoltà d'ingresso, quindi ti consente comunque di spaziare molto. Cloud invece, che è il mio DPS fisico, un toro incredibile, 2672 di attacco fisico, che sono veramente veramente tanti. Maritime Sword come arma primaria, dato che l'elemento dell'acqua qui può essere utilizzato, quindi mi conviene molto avere la Maritime Sword. Arma secondaria, dove ho preferito una Booster Sword a differenza di altre armi, semplicemente per avere un potenziamento diretto agli HP, ma soprattutto avere anche una skill non elementale un po' più forte rispetto a tutte le altre armi. Volendo, si potrebbe utilizzare anche un Hard Edge, ma col fatto che ho Barret che mi abbassa la difesa fisica, l'Hard Edge sicuramente non mi interessa. E per quanto riguarda invece le materie, sono tutte materie che aumentano l'attacco fisico e leggermente gli HP. Come sub-weapon, invece, sono andato con l'arma di Zac, quella nuova dell'evento, per incrementare un po' il boost acqua. E poi successivamente una Killer Hornet per aumentare attacco fisico e boost abilità fisica. Questa è perfetta come sub-weapon per Cloud. E poi successivamente un Enemy Launcher di Barret che mi aumenta attacco magico fisico e boost abilità fisica. Qui, se avessi avuto anche il costume di Cloud con il boost di fisico, avrei raggiunto i 10 punti, i 20 punti tondi tondi, che mi potevano portare praticamente vicino a un livello 4. Livello 4 con abilità fisica aumentata del 45%, che ragazzi non è affatto male, non è veramente affatto male. Mi servirebbe probabilmente qualche altra arma acqua per riuscire a portare il boost almeno al 4 e avere un 40% in più, che non è poco, vi posso assicurare non è poco, e rendere Cloud anche senza il costume da marinaretto un DPS decente di elemento acquatico. Boost fisico, ovviamente, siamo al massimo perché abbiamo comunque tutte armi che sono molto forti dal punto di vista di boost attacco fisico. Mi sarebbe piaciuto forse un leggero boost agli HP, perché comunque 4007 sarei arrivato volentieri anche ai 5000 di HP, ma queste sono ovviamente mie fisse personali, ma il personaggio di Cloud è assolutamente funzionale anche in questo caso. Detto ciò, questo era il mio setup. Vi lascio con la run completa commentata, ovviamente, perché vi commenterò anche la mia run totale, e poi ovviamente avrete la possibilità di adattarvi come meglio credete, secondo la mia strategia o secondo spunti della mia strategia che adatterete poi successivamente al vostro playstyle. Detto ciò, vi ringrazio per essere stati con me e godetevi la battaglia. Allora, eccoci qui con la run, dove all'inizio io ho lasciato fare tutto in auto, in quanto l'auto può gestire tranquillamente la prima fase. Ovviamente, la prima cosa da fare è assolutamente eliminare il valzer numero 1 e il valzer numero 2. Lasciate per ultimo il valzer numero 3 e fate attenzione subito all'inizio, dato che il nostro amichetto lancia un triple valz che effettivamente qualche danno lo fa. Quindi subito in difesa, ripararsi il prima possibile per questo attacco. Questo sarà sicuramente un attacco da debuffare nella X2, probabilmente, perché notate quanti HP effettivamente mi leva con questo attacco. Dopo aver subito questo attacco, in realtà lo scontro inizia la sua fase in discesa, dove si può tranquillamente gestire il combattimento anche in semi-auto. L'unica cosa che dovranno fare i vostri personaggi è per l'appunto
Barret debuffare, Cloud fare danni, con Eris invece l'unica cosa che vi interessa fare è fullare il team, quindi curare per tenere il vostro team sempre con un alto tasso di HP, anche soprattutto nella parte finale che risulta essere un po' più articolata, ma niente di così difficile, almeno nella X1 non è niente di così difficile. Vedrò poi successivamente nella X2 e vi darò comunque anche la soluzione in quel caso. Qui stessa identica cosa, quindi anche il valzer numero 2 viene tranquillamente eliminato piano piano. Il valzer numero 3 può restare in aria e fare qualche attacco così che può dare fastidio, ma fondamentalmente con Eris che ci riesce a curare così non abbiamo grosse difficoltà. Qui entriamo nella parte un po' più particolare, perché come notate il valzer numero 3 usa la stance volo, così come nel gioco diciamo originale, mettiamola così, giustamente il nostro valzer quando vola non può essere colpito dagli attacchi fisici, quindi bisogna buttarlo giù con gli attacchi magici. In questo caso succede la stessa cosa, infatti abbiamo Cloud che come potete notare effettua attacchi fisici che vengono bloccati, sia perché il nostro avversario ottiene un'incredibile resistenza fisica, ma anche perché essendo comunque Blizzard a Blow, giustamente l'elemento ghiaccio è resistito a prescindere, quindi a maggior ragione, anche se qui ripeto il danno viene comunque portato a 0 e a 1 semplicemente perché la resistenza fisica è a livelli spaventosi, quindi qui bisogna attaccare con attacchi magici. Nel frattempo come notate il boss si è buffato l'attacco magico a tempesta, era a 5 livelli addirittura. Barret invece adesso ha la difesa magica abbassata di 700 livelli. Però la cosa che interessa, come notate, Barret ci sta aiutando abbassando il suo attacco magico. Ora qui con Eris io effettivamente utilizzo l'attacco Fire inizialmente, perché mi sono dimenticato del fatto che il Night Bloom, quindi l'attacco con l'ombrello, è effettivamente magico. Quindi appena effettuo l'attacco magico notate che già scende subito la sua barra e quindi va bene così. Una volta scesa la barra entriamo nella fase di stun. Fase di stun, quindi qui danni, debuff e tutto quello che è possibile fare nel minor tempo possibile. Anche se io invece preferisco curarmi. Preferisco curarmi perché ora qui la situazione diventa un po' più articolata. Il boss qui perde praticamente, cioè entra in status berserker, quindi perde difese fisiche e difese magiche, che per noi sono comunque un grandissimo vantaggio, ma al tempo stesso guadagna un buff permanente di attacco magico che rende il personaggio molto 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 forte. Qui fate attenzione perché inizia ad attaccare con il primo strike. Diciamo che la fortuna vuole che l'attacco strike sia un attacco fisico, perché in questo momento Barret con tutta quella riduzione di attacco di difesa magica sarebbe scoppiato anche solo con uno sguardo. Quindi se l'attacco strike fosse stato magico sarebbe letteralmente esploso anche il PC, forse con il danno che avrei subito. Fortunatamente è un attacco fisico, basta cambiare in stance difensiva e si riesce comunque a subire se avete un buon numero di HP. Infatti io comunque sia avevo un buon numero di HP, curo subito con Eris, anche perché qui dovete fare attenzione a non subire perdite. Una volta superato il primo strike, quindi il primo attacco fisico, il valzer farà una sequenza un po' infame, perché effettuerà una tripletta di attacchi magici concatenati uno dopo l'altro e successivamente frizzerà un altro dei vostri alleati. Ecco, vedete, qui già c'è il primo Fire, qui c'è Blizzaga addirittura, e ora praticamente subito dopo collegato da Tandaga, proprio per abbassare, vedete, il più possibile i nostri HP. Una volta fatta questa tripletta di attacchi magici, paralizzerà un altro dei vostri alleati, quindi farà un'altra volta il freeze. Freeze che questa volta può essere breccato. Ecco perché è importante tenere alti gli HP dei vostri alleati in questa fase, perché è molto probabile che se vi distrete un secondo qualcuno vi muore. E se qualcuno vi muore non riuscireste a breccare in tempo il freeze che viene fatto al vostro alleato. Un po' come Pyramid
di Reno, se ci fate caso. Infatti, come potete vedere, io qua già subito con Barrett e Eris andiamo a breccare molto molto facilmente. E poi finalmente qui, una volta breccato il nostro avversario, possiamo definitivamente chiudere lo scontro. Quindi le fasi sono, direi, abbastanza semplici da ricordare. L'unica cosa importante da tenere a mente è tenere tutti con HP alti dopo il freeze, diciamo dopo il freeze lock, dopo l'attacco strike. Quella è una cosa importantissima che dovete tenere a mente e basta. Detto ciò, questa era la ex numero 1. Ci vediamo tra poco con la ex numero 2.